Oggi si celebra Santa Francesca Cabrini qua a Magnacavallo e non soltanto perché ci sono delle origini di Santa Francesca Cabrini proprio in questa cittadina di Mantovano, ma anche perché questa cittadina si è distinta per aver istituito il Museo dell'Emigrato e quindi oggi quale luogo migliore per celebrare la giornata dell'emigrato e per riflettere su quelle che sono state le nostre radici di italiani, di mantovani, popolo di migranti allora, che hanno diffuso in tutto il mondo una capacità, un know-how, un'umanità anche italiana che ora si ritrova, su cui ora si riflette, coinvolgendo anche i bambini, coinvolgendo le scuole e fa pensare naturalmente anche alla situazione attuale dove il tema della migrazione è veramente un tema centrale di grandissima attualità. Festeggiamo oggi il 25esimo. Ieri mattina abbiamo fatto una bellissima esperienza coinvolgendo i ragazzini della scuola elementare di Magnacavallo, di quarta e di quinta, con i loro progetti. Il progettino di questi ragazzi è stato molto carino, riguardava naturalmente l'emigrazione dei loro nonni e bisnonni che da Magnacavallo sono andati nelle Americhe oppure in altri paesi. Fra qualche minuto andiamo in chiesa ad inaugurare il bassorilievo della Santa Francesca Cabrini e ieri sera alle ore 21 abbiamo avuto anche un collegamento Skype con la Sicilia e è stato presentato il libro di Gasparini Pericles che parla naturalmente della sua famiglia ed è stato un momento molto emozionante. Il bassorilievo, che ha una dimensione di 130 cm per 80 cm in gesso patinato bronzo, riassume al proprio interno, tutti attraverso i simboli, tutti quelli che sono stati, diciamo, i momenti drammatici e per certi versi anche felici delle migrazioni tra fine dell'Ottocento e primi anni del Novecento. Quindi troviamo per esempio il grande bastimento per le traversate transoceaniche, la locomotiva per i trasferimenti continentali e diciamo la famiglia che partiva con la classica valigia di cartone. Ma una cosa che mi ha particolarmente colpito della Santa Cabrini è che uno dei suoi primi atti, una delle sue prime azioni a Sant'Angelo Lontigiano è stato quello di costituire un orfanotrofio. Ecco che attorno alle sue vesti, dentro le sue vesti, quasi dentro al suo corpo, sono protetti dei bambini. Durante questa giornata abbiamo eseguito un volo di colombe perché sono il simbolo della madre Cabrini, perché quando lei è nata il 15 luglio 1850 a Sant'Angelo Lontigiano, suo padre che era un agricoltore nell'aia aveva tutto il grano. In quel mattino del 15 luglio sono scese delle colombe bianche che nessuno aveva mai visto. Il padre, credendo che venissero lì a beccare il grano, ha cercato di buttarle via con la frusta. Una è rimasta impigliata, allora l'ha portata in casa, le ha tolto la corda, l'ha medicata e poi l'ha lanciata verso il cielo. Dopo un attimo è nata Francesca Cabrini, quindi è un volo di colombe che è venuto ad annunciare l'arrivo di una santa. Un'emigrazione dovuta alle guerre l'ha avuta anche l'Italia, un'emigrazione dovuta ad altre guerre l'abbiamo avuta dalla Bosnia, quindi non è solo un fatto medio orientale. Noi abbiamo avuto un'emigrazione molto spesso organizzata. Ma di solito l'emigrazione non è un'emigrazione organizzata. Se noi guardiamo anche l'emigrazione degli italiani all'estero, all'inizio partono in forme organizzate e poi partono invece in modo non organizzato. L'emigrante è una persona che parte per necessità. Le civiltà ordinate attirano sempre persone che cercano fortuna. Teniamo presente che però alla fine gli emigranti vincono sempre, perché gli emigranti hanno voglia di emergere. E poi noi siamo un paese, l'Italia, al centro no, dell'emigrazione perché siamo in mezzo al Mediterraneo, quindi noi non possiamo evitare, per cui noi il problema lo dobbiamo affrontarlo senza né pietismi e né atteggiamenti quasi razzistici, noi dobbiamo affrontarlo per quello che è. Quindi l'Europa, se vuole governare il tema dei migranti, deve affrontare anche il tema di un'emigrazione di guerra nei loro paesi. Però in questo momento come emergenza noi non possiamo pensare di fare muri, i muri non sono mai serviti.